Allora, ci troviamo nell'ex refettorio della scuola materna delle suore di Laurina Inferiore, delle suore di San Vincenzo. Quest'estate si è svolto un campo scuola. La superiora ha spiegato che è stato un campo scuola un po' particolare. Ecco, superiora, partiamo dalla particolarità di questa iniziativa e poi scopriremo alcuni dei lavori che i giovani della parrocchia hanno fatto. Diciamo che l'obiettivo principale era quello di mettere insieme i giovani e i meno giovani e cercare di creare dei punti di incontro perché sappiamo che sia gli uni che gli altri possono essere, diciamo, capaci di fare cose belle. E sicuramente le cose saranno più complete perché la maturità e la saggezza delle persone più mature possono certamente aiutare i giovani che hanno più energie fisiche, ma forse hanno meno conoscenze per altre attività. E lo scopo principale era soprattutto aiutare le mamme che vanno a lavorare in questo periodo e quindi dopo la scuola, che è finita il 13 giugno, non avrebbero potuto essere sicure che i loro figli stessero in un ambiente sano, oppure avrebbero dovuto lasciarli davanti al televisore così a poltrire. E invece questa esigenza dei genitori abbiamo cercato di soddisfarla noi, mettendo insieme una quarantina di bambini. Avrebbero voluto intervenire anche altri, ma non abbiamo potuto perché non sapevamo quante persone poi avrebbero partecipato. In realtà ne abbiamo avute tantissime di persone che ci hanno assistite, però all'inizio eravamo titubanti. Abbiamo quindi iniziato a strutturare in questo modo la giornata. Questi 40 bambini li abbiamo divisi in quattro squadre, anche per creare una certa sana competizione tra di loro. E a turno, ogni giorno, partecipavano a laboratori diversi che venivano attivati verso le 10 meno 20. Prima di questo orario avevamo certamente l'accoglienza, e a volte anche i genitori si fermavano a vedere un pochino, i balli e i canti che erano ovviamente animati dai giovani, perché noi che siamo persone più mature, insomma, ci tratteniamo un po' in questo campo. E dopo i balli e i canti io facevo una catechesi, li portavamo nella nostra chiesa che è della Immacolata Concezione. E lì, devo essere sincero, ho avuto delle soddisfazioni incredibili perché i bambini sono stati attentissimi e abbiamo condotto ogni giorno quello che poi era il tema del nostro campo estivo, cioè il corpo umano, l'utilità del corpo umano, il dono grande che Dio ci ha fatto donandoci un corpo. E quindi ogni giorno io partivo da un brano del Vangelo e cercavo poi di farlo calare nel quotidiano, tenendo presente però un membro del corpo ogni giorno, valorizzando ognuno di questi e agganciandomi poi a delle parabole adeguate. E devo essere sincero, i bambini rispondevano in una maniera veramente, mi hanno meravigliato, quindi questo vuol dire che sono abbastanza preparati. Dopo la catechesi c'era ovviamente la pausa della merendina. E poi, a seconda dei giorni, perché noi il martedì e il giovedì abbiamo potuto usufruire del campetto che il signor forastiero ci ha messo a disposizione e anche della pista dell'atletica leggera. Quindi alcuni bambini che preferivano fare il calcetto andavano lì e altri invece stavano con noi nell'atletica leggera fino alle 11. Poi alle 11 ritornavamo qua e davamo il via ai laboratori. Siccome erano quattro squadre, abbiamo fatto quattro laboratori ogni giorno, quindi il laboratorio della cucina, quello dei compiti per le vacanze, il laboratorio della giuria che aveva veramente un compito importante e poi il laboratorio artistico che comprendeva sia l'origami, sia il disegno, oppure tempere, cartellonistica, un po' di tutto, vasellami, eccetera. E a turno poi ogni giorno capitavano in questi laboratori. La giuria, formata dagli stessi bambini, cioè da una squadra ogni giorno diversa, aveva il compito di andare a vedere i vari laboratori, valutare i prodotti e soprattutto guardare il comportamento durante il lavoro che si svolgeva. Era questo lo scopo della giuria. E poi valutare, dare il punteggio, perché alla fine ci sarà anche un vincitore. Ovviamente tutti hanno lavorato, tutti hanno dato, però è necessario anche capire che la qualità di un prodotto deve essere premiata, l'impegno deve essere premiato. E dopo invece questi laboratori, generalmente da mezzogiorno all'1 c'erano giochi liberi se c'era il tempo, se non c'era tempo a volte si andava direttamente a casa. I bambini venivano presi dai genitori verso l'1, l'1 e un quarto, i genitori si trattenevano anche qualche volta a conversare con noi. E poi volevo dire che i laboratori più richiesti, manco a fare apposta, sono stati quelli di cucina e quello artistico. Stranamente, anche i maschietti piaceva molto la cucina e hanno realizzato diverse cose, sia rustici, sia dolci, una volta anche gli gnocchi, e ogni giorno i bambini poi degustavano, quindi prima di andare via un esempio della bontà culinaria veniva anche dato a loro.
Per quanto riguarda i laboratori, qui abbiamo un esempio di quello che loro hanno potuto fare. Adesso li vedremo anche, magari coinvolgendo anche Suor Angela, anche la signora Maria, che diciamolo poi c'è stata una bella squadra, no? Ecco, questo volevo sottolineare. Dunque, ho avuto veramente delle persone squisite, amabilissime, che a volte sono state giornate intere, dalle 9 fino all'1 qui, e hanno dato volentieri, con gioia, tutto il loro tempo e la loro competenza, ovviamente, perché per stare in cucina, per stare in quelle artiste, bisogna avere delle competenze specifiche. I giovani sicuramente hanno dato molto, specialmente nel campo della cartellonistica. Tutta la maggior parte di questi lavori sono stati realizzati da alcune giovani che si sono dedicate a loro. E i ricami anche dalle persone un po' più anzianette, perché si sa che questa attività era molto più gradita un tempo, ma ho visto che anche oggi non c'è male, insomma. Poi qualcuno ha collaborato prestandoci questo trampolino, che è il fascino dei grandi e dei piccoli, quindi questo serve un po' a rallegrare la situazione. Abbiamo avuto anche dei momenti molto seri, diciamo, e belli. Ieri abbiamo concluso con una messa che è dedicata ad un bambino, penso che voi lo conosciate, Federico, che è venuto meno 3 o 4 anni fa, e noi l'abbiamo fatto perché i suoi genitori veramente sono stati molto gentili a offrirci gratuitamente l'assicurazione, e quindi noi abbiamo voluto dire grazie in questo modo. Domani ringrazieremo anche il sindaco, infatti i bambini hanno già scritto delle frasi di ringraziamento perché devono imparare a dire grazie. Le nuove generazioni forse non sono abituate tanto a questo. E invece è giusto che si rimarchi che se questa gioia, questa pace si è vissuta è perché alcune persone hanno dato, o economicamente, o anche diciamo del tempo prezioso, la loro attenzione a loro. E quindi penso che questo debba essere messo in rilievo. Assolutamente sì. Brevemente, superiora, lei ha fatto un riferimento al passato. Lei è una religiosa del sud, sicuramente nella sua città, ecco, nel suo territorio, e così come anche a Lauria e nell'area si svolgevano ad esempio le colonie, no? Vi erano dei momenti in cui oltre alla scuola i ragazzi stavano insieme e pian piano, no, questi ragazzi venivano anche forgiati ulteriormente. Le chiedo, superiora, la domanda meriterebbe un tempo illimitato, ma davvero in 2 minuti, come sono cambiati i ragazzi e come è cambiata la situazione da questo punto di vista? Ma io vengo da esperienze diverse, da una Napoli dove i ragazzi venivano, diciamo, assistiti dalle suore, soprattutto per toglierli dalla strada e quindi togliere manovalanza alla camorra, in poche parole. Quindi a volte questi ragazzi venivano portati in colonia e stavano con noi fino alle 5 del pomeriggio, dalle 9 alle 5. Vedevamo dei progressi, ovviamente, negli anni, perché non si cambia dalla sera alla mattina. Soprattutto se la mattina si sta in un ambiente sano e poi si ritorna in un ambiente che è malsano, si fa molta fatica ad assimilare certi contenuti che comunque sono validissimi e vengono seminati. Certo, lo sviluppo di questi semi forse non lo vedremo, qualcuno l'abbiamo già visto, ma l'importante per un cristiano è diffondere la parola di Dio, l'Evangelo e tutti gli altri valori. Il resto lo farà lui, non possiamo dire. Certamente le generazioni di oggi sono un po' cambiate. Devo essere sincera, qui a Lauria ho trovato dei giovani, diciamo, un po' più assennati, ecco, forse meno vivaci di quelli che stanno a Napoli. E forse l'unica cosa che mi dispiace tanto è che questi giovani poi vanno via. Ho saputo che arrivati ai 18-19 anni, una volta finiti gli studi superiori, vanno nelle città che gli permette di studiare di più. E questo è un male. E questo Grest, diciamo, questo campo estivo, serviva anche a far capire che un giovane, pur rimanendo in una cittadina piccola come questo, può rendersi utile. E il fatto di aver scelto come tema il corpo umano è proprio per far capire ai giovani, voi con le vostre energie che avete, potete fare tanto, se avete un po' di creatività, di inventive, ne hanno, e l'hanno dimostrato. Non rassegnatevi a lasciare il paese, fate del possibile perché questo paese, che poi è bellissimo sotto tutti i punti di vista, venga riscoperto e che voi giovani possiate essere il trampolino di lancio per altre persone nel futuro. Assolutamente sì. Prima di parlare della mostra, in una battuta, lei ha evidenziato tutta una serie di attività, però ha messo da parte il suo teatro. Allora, io mi sono dedicata al teatro, però purtroppo nell'ambito di questo centro estivo abbiamo dedicato pochissimo tempo al teatro. E
perché evidentemente il fatto di essere attività variegate non ci permetteva di stare dietro molto tempo a loro. Però abbiamo sempre fatto 15 giorni fa una recitina che avevamo già in un certo senso abbozzata in qualche mese fa con altre ragazze che fanno parte dell'Adunanza. L'Adunanza sarebbe, diciamo, un'associazione che tiene una nostra consorella, Soranna, e insieme a queste e con l'aiuto di alcuni bambini di questo campo estivo siamo riusciti a fare il teatro, che a me piace tantissimo tra l'altro, perché penso che si possano trasmettere tantissimi valori, e soprattutto è un lavoro di squadra, permette a chi lo fa di socializzare tantissimo, di riscoprire delle risorse personali che magari altrove non si riescono a guardare, a vedere. Quindi. Assolutamente sì. Allora chiediamo alla signora Maria di avvicinarsi a noi. Ecco, e se insieme, possiamo raccontare questa mostra. Sì, certo. Allora, la cosa è nata piano piano, ragionando prima di tutto sul fatto che questo è stato il primo anno in cui questa scuola materna non ha visto i bambini. È il primo anno dopo un onorato servizio di anni e anni di formazioni di generazioni, è stato veramente un vuoto nel cuore. E dunque abbiamo pensato con la superiora di riempire più che altro, per creare il contatto tra la famiglia vincenziana e la comunità di Lauria. Questo è stato il primo obiettivo, perché se non c'è uno scambio non ci si conosce e non possono realizzare il loro carisma, che è il servizio alla comunità e lo spirito vinceziano. Quindi di ogni povertà, oltretutto, e in questo caso la povertà è proprio l'emergenza educativa, perché c'era molto bisogno di questo. E quindi ecco che si è sviluppato piano piano il progetto, e siamo state fiduciose, perché sappiamo che a Lauria il volontariato c'è. La superiore non conosceva molto la comunità e le ho garantito che ci sarebbe stata risposta, e risposta c'è stata, è stato molto bello, proficuo e ricco, perché i grandi si sono avvicinati ai piccoli, i ragazzi hanno sviluppato lo spirito di premura, di prendersi cura, di solidarietà, ed è stata veramente una formazione e un arricchimento per tutti, ma per la comunità di Lauria e per la casa delle suore, ripeto, è stato un link, una rete che produrrà i suoi frutti, e non escludiamo che questo inverno si possa fare ancora qualcosa, perché questa casa non può restare senza le gioiose voci dei bambini. Perfetto, brevemente diamo un'occhiata a quello che è stato. Ci sono i lavori che hanno realizzato con i legnetti oppure con il DAS, e quindi poi a seconda della fantasia di ogni bambino. Questi, aiutati soprattutto dalle persone di una certa età, hanno fatto dei ricamini. Le bambine, ovviamente sempre con l'aiuto dei grandi. Qui c'è una bella maschietta con i cartoni, il castello, e sì, un maschietto l'ha realizzato, lui ci tiene tanto, che purtroppo oggi è assente, mi dispiace. Poi da qui, questi sono tutti materiali riciclati. Queste sono bottigline di plastica che sono state tagliate e rivestite poi con vario materiale. Questi sono i rotoli della carta igienica che diventano dei portapenne. E poi lì invece abbiamo l'origami. Infatti hanno realizzato le ranocchie, i pesciolini, le gru, le farfalle e anche i cuoricini come segnalibro. Questi sono gli acchiappasogni realizzati col DAS. Qui invece abbiamo le sementi che sono state pittate, ci sono dei fiori, hanno fatto delle cornici, e questi sono i contenitori delle uova che sono stati tagliati. Qui invece ci sono lavori con la pasta diverse. E qua invece i piatti che sono stati con la tempera colorati, e creato un ambiente marino. Qui è la colonia di cui parlavamo. E invece qua i vasi normali, quelli che si usano per piantare, e l'hanno decorati per fare delle sorrisi. Anche quelli che vediamo appesi sono stati realizzati da loro, con dei palloncini e lo spago intorno, e sarebbero delle lampade con dei portalumini, e poi c'è anche l'aviazione. Con le mollette. E gli stecchini dei gelati. Hanno fatto gli aerei, sono qui, lì, lì e lì. Non si butta niente, insomma. No, non si butta niente, assolutamente niente. Perfetto. Comunque, grazie veramente a tutti. Grazie a voi e complimenti. Senza di loro non avrei potuto fare niente. Fare entrare i bimbi. Come no. Guarda il tavolo.
io ho detto che il silenzio è indispensabile per ogni attività, anche quello del ballo, che richiede concentrazione, energia, sincronia, quindi è necessario in questo caso. Allora, anzi, distanziatevi un po', perché qua c'è ancora un po' di spazio, altrimenti quando volete con i balletti sarete uno sull'altro. Una cosa voglio dirla, prima che cominciate, ed è doveroso farlo. Allora, questo che è stato il nostro centro estivo, chiamiamolo così, non proprio un rest, ma un centro estivo, un po' variegato. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, animatori, genitori, altre persone che magari non era prevista la loro collaborazione, e invece sono venute e ci hanno fatto veramente tanto, tanto piacere. Volevo anche precisare che la finalità ultima, forse la più importante di questa nostra attività, era far socializzare, fare in modo che le nuove generazioni si integrino bene con le generazioni che sono un po' più avanti degli anni e che certamente hanno un po' di saggezza in più, un po' di esperienza in più. Allora, mi sembra, non lo so, quello di voi, mi sembra che l'esperimento sia molto ben riuscito. Anche se inizialmente c'è stato un po' di contrasto, perché giustamente forse non siete abituati a fare questo, e invece con l'aiuto di Dio, certamente, lo Spirito Santo, e con la gioia dei nostri ragazzi, che saranno il futuro della nostra società, ci hanno dato, ci siamo integrati abbastanza bene. Per cui è stato possibile sia fare delle cose che richiedono l'energia dei giovani, balli, canti e così via, sia fare delle attività che richiedono un po' più di pazienza, poi vedremo nella mostra che potete visitare più tardi, quello che siete stati capaci di fare veramente con l'aiuto di persone più mature. Abbiamo avuto anche, per fortuna, gli interventi di persone specializzatissime, tipo i vigili del fuoco, la protezione civile, l'educazione sanitaria, l'AVIS, tutte persone che ci hanno messo loro a nostra disposizione un po' di tempo, loro l'hanno fatto volentieri, ci hanno arricchito culturalmente e questo ci aiuterà poi nella vita pratica di ogni giorno. E soprattutto noi abbiamo socializzato, abbiamo visto che si va bene insieme, che abbiamo creato una rete di carità di cui potranno anche usufruire tutte le persone che ci incontreranno, perché gli insegnamenti che abbiamo ricevuto qua dobbiamo anche trasmetterli a tutte le persone che incontreremo nella vita, non solo adesso, ma anche e soprattutto nel futuro, dovunque ci troveremo. Volevo spiegare a chi non era presente negli altri giorni e che magari è venuto qua solo per curiosare, questo centro estivo era strutturato in questo modo, era tutto durato un mese circa, ovviamente senza la domenica, perché c'è un festivo. Un mese durante il quale i ragazzi, a cominciare dagli animatori, sono venuti qua alle 9 del mattino, poco prima per fare la catechesi soltanto tra di noi. All'arrivo poi dei genitori e dei ragazzi ci siamo radunati e abbiamo cominciato a imparare i canti e balli di cui tra poco vi daranno la dimostrazione. Scusate le imperfezioni, ovviamente, sono ragazzi e ci saranno anche quelle. Poi, verso le 9:30, alle 10:15, avevamo la catechesi giornaliera che si basava su alcune tatti, su alcune fasi del nostro filo conduttore. Il filo conduttore di tutto questo centro estivo era il corpo umano. Cioè, a cosa serve il corpo umano? Perché ci è stato dato e che cosa possiamo compiere grazie a questo grande dono che ci ha fatto. Io penso che i ragazzi l'abbiano capito. Poi magari c'è qualcuno qua che potrà intervistare e vedere se gli insegnamenti sono arrivati. Dopo la catechesi c'era la merendina, che durava 4 ore, 20 minuti. Poi, a seconda dei giorni, avevamo sempre 4 laboratori, tranne il martedì e il giovedì, e tranne i giorni in cui abbiamo avuto interventi speciali dei vigili del fuoco, del civile, della sanitaria. Dicevo, normalmente dopo le 10:30, alle 11:15, cominciamo i laboratori, e siccome i 40 ragazzi che hanno partecipato a questo campo erano divisi in 4 squadre, da 10, ogni squadra andava ogni giorno diverso in un laboratorio, ad esempio laboratorio di cucina, laboratorio dei compiti per le vacanze, un po' duro nella verità, laboratorio della giuria, questo è l'unico compito che aveva questa giuria, e il laboratorio artistico che comprendeva sia la cartellonistica, i nuovi legami, disegni con tempere, eccetera, eccetera. La prova che i vostri ragazzi hanno lavorato la vedete più tardi quando visiterete la mostra che abbiamo allestito quel giorno. Dopo i laboratori, in genere, se c'è la
dato massimo del tempo facevamo dei giochi liberi di squadra per ottenere anche dei punti, altrimenti si andava a casa. Allora, penso che ho riassunto un pochino quello che è. L'obiettivo principale per noi era quello di lasciare socializzare, di occupare bene il tempo, non sprecarlo magari stando davanti alla televisione, magari soprattutto per gli animatori che si sono messi a disposizione. È stato un modo per mettersi a servizio della società di oggi. Le mamme, i papà andavano a lavorare, avrebbero dovuto lasciare i loro violenti davanti alla televisione o una persona che ama le visite. Qua invece hanno avuto la possibilità di imparare altre cose, di stare insieme, di gioire insieme, perché il Signore ci vuole persone gioiose. E la gioia è una delle caratteristiche più importanti di un cristiano. E credo che qua l'abbiamo trasmessa abbastanza, sia i grandi che i piccoli. Anche diciamo le persone di una certa età, credo che abbiano gioito a stare con i ragazzi, perché come diceva San Giovanni Paolo II, a stare con i ragazzi si impara ad essere sempre giovani, non si vecchia mai, e quindi ci hanno fatto del bene anche a noi, a partire da me. Ci hanno dato un po' da fare, ovviamente questa era la differenza, ma a noi è stato piacevole questo che è da fare. Allora adesso vi dico la scaletta di questo momento. I ragazzi adesso si metteranno tutti in ordine, con le mani dietro la schiena, e vi daranno una dimostrazione che hanno imparato dei canti e dei balli, che anche loro hanno dei messaggi. Le animatrici e gli animatori che noi ringraziamo fino adesso faranno loro da modello. E poi andremo nella sala giù, che voi già conoscete, in ordine per squadra, altrimenti si crea troppo confusione, dove potete vedere genitori tutto quello che hanno fatto i vostri figli. Non è granché, però anche oggi sono un valore immenso, perché l'hanno fatto con amore, l'hanno fatto assistire da altre persone che si sono dedicate a loro e l'hanno veramente con tutto il cuore. Alla fine, dopo aver visitato tutti i laboratori e aver visto la mostra, torneremo su e degusterete alcune, non tutte, alcune bontà, alcune delizie che i vostri figli hanno fatto, ovviamente con l'aiuto delle esaltate, più quelle che hanno portato alcuni di voi, io ringrazio di questo. Finalmente ci sarà poi vorrei che vedeste anche un video in cui si vede i vostri figli che lavorano, fanno le varie attività. E se qualcuno riesce ad assistere anche alla recitina che abbiamo fatto già 2 settimane fa, a cui hanno partecipato alcuni ragazzi che anche non erano attori. Allora, vi ringrazio tutti.
Like a